come si effettua la diagnosi del tumore al colon? Il tumore all'intestino è l'unico esempio di tumore che non nasce tumore, ma nasce come polipo benigno. Quindi ci sono tutti dei processi di cancerogenesi che passano del tutto inosservati, perché il polipo benigno è rarissimo che dia dei disturbi, e che però mettono le basi allo sviluppo del tumore. Allora, rivedendola dall'altra parte, è chiaro che un medico di famiglia non può, appena il paziente arriva lamentando dei disturbi abbastanza specifici, immediatamente fare una colonoscopia come prima battuta. Questo sarebbe difficile, perché comunque se arriva il trentenne, il trentacinquenne che lamenta dei disturbi legati al grosso stress di lavoro, ci sta perfettamente una gestione, diciamo, di terapia sintomatica prima poi di fare degli esami di secondo livello. Quello però che è molto importante dire è che benché l'incidenza del tumore al colon grazie alle campagne di screening stia diminuendo negli over 50, perché si fanno i programmi di screening, e tra l'altro lo faremo anche in Ticino a breve, quindi lo stiamo promuovendo proprio a livello cantonale. Quello che però esce dalle campagne di screening è proprio la popolazione che dici tu, la tua, tra i 40 e i 50 anni, perché secondo le linee guida ancora non c'è un'indicazione a fare la colonoscopia. In questa fascia di età però stiamo riscontrando un aumento di incidenza di tumori del colon. Quindi rispetto agli anni scorsi sicuramente merita una grossa attenzione da parte dei clinici. E quello che io consiglio, chiaramente al di fuori delle linee guida, ma c'è abbastanza consenso anche con i colleghi gastroenterologi, è che intorno ai 45 anni una colonoscopia comunque non è sprecata. Con l'ottica non di trovare il tumore, almeno questo è l'obiettivo, ma di trovare dei polipi che nel percorso possano diventare tumore. Quindi una colonoscopia a 40-45 anni sicuramente non è, diciamo, un esame sprecato, anche laddove magari non ci sia una chiara familiarità, perché esperienza di tutti oncologi, noi poi abbiamo un'unità proprio orientata solo ai tumori gastrointestinali, l'impressione è proprio che in questa fascia di età stiano aumentando i casi, perché sono i pazienti che escono comunque anche dal target della campagna di screening. Abbiamo parlato di colonoscopia. Se la colonoscopia dà esito positivo, quali sono i passi successivi? Allora, nel percorso diagnostico, appunto, il punto fondamentale è la biopsia. La biopsia che deve essere fatta con un metodo operativo. Allora, quando arriviamo alla diagnosi di un tumore del colon attraverso una colonoscopia, durante l'esame si fanno dei prelievi, quindi vengono presi dei pezzettini di tessuto che vengono guardati al microscopio, e il medico che è appunto adibito a guardare il tessuto al microscopio ci fa proprio la diagnosi non solo di tumore, ma anche del tipo di tumore, quindi le caratteristiche anche di cui abbiamo un po' parlato nell'altra intervista. I passi successivi sono poi la stadiazione, quindi l'andare a fare di base una TAC, che è un esame come fare una fotografia, per studiare tutti gli organi, cioè il tumore sappiamo che non cresce e si sviluppa solo nell'intestino, ma negli stadi un pochino più avanti, cioè quando il tumore è lì da un po', tende a crescere localmente, ma anche a rilasciare delle cellule in circolo che poi possono trovare dei punti dove crescere e dare quindi delle altre localizzazioni di tumore. Quindi è molto importante fare appunto una TAC, che è una, come detto, una fotografia. Io, per spiegare il concetto ai pazienti, si mettono in questo lettino, alla fine si hanno delle immagini come il Cristo del Mantegna, quindi noi vediamo i piedi del paziente e il paziente viene tagliato a fettine di circa un centimetro di spessore. E io dico sempre, come tagliare il salame, di fatto. E noi vediamo poi le fettine e gli organi interni, le eventuali localizzazioni sono il bianco del salame, di fatto. Quindi questa è un po' un'idea, il paziente viene proprio scannerizzato
affettato a fettine sottili sottili di un centimetro, che vengono poi analizzate anche qui da un medico specializzato, che è il medico radiologo, e che ci dà delle informazioni sullo stato di tutti gli organi, quindi dei target principali che possono essere polmone, fegato e il resto dell'organo. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, guardatevi un po' dei miei video se ne avete voglia e condividete questo e altri video così da aumentare la consapevolezza su questa malattia. Dunque, per ora è tutto e ci vediamo presto. Vi saluto con un solito rock and roll.